Pace del Signore, adesso siamo qua in Brasile, Recife, conoscendo questo gruppo, Benedetto del Signore, che il Signore che ha chiamato per nome, e loro adesso sta parlando del Signore. Questi ragazzi si chiama? Gloria a Dio. Si chiama Luca. Luca, il Signore ha preso per la mano, gloria a Dio. Parla Luca, che Dio ha fatto nella tua vita? Io ero un tossicodipendente, bevevo, mi drogavo, la mia famiglia non mi voleva in casa, ma la Bibbia dice che un'alma è molto importante per Dio, per il Signore. E il Signore, grazie a Dio, mi ha fatto andare in una missione che operava nel campo della tossicodipendenza, ho imparato la parola, conosciuto la parola, e oggi sto seguendo il Signore, sto seguendo la parola di Dio, perché soltanto il Signore salva, libera e guarisce. Così come nella vita del mio fratello che passò quell'esperienza delle droghe. Io mi chiamo Paolo, io sono nato qui a Recife, e anch'io ho vissuto nel mondo delle droghe e diventai un mendicante, chiedevo i soldi, ero arrivato a un punto molto in basso. La mia famiglia non mi voleva, ma Dio aveva una promessa nella mia vita, perché io quando avevo 7 anni io visitai una comunità evangelica, e quel giorno io alzai la mia mano, in quel giorno, e mia madre, che era molto vanitosa, era lì. E quel giorno il Signore abbatté, distrusse le catene di mia mamma, e anche mia madre ricevette Cristo. E mia mamma per 20 anni cercò il Signore e pregava per me, ma nella mia adolescenza io mi allontanai dal Signore e andai in vie sbagliate che mi portarono molti dolori e sofferenze. Sono stato perso nel mondo della droga, iniziai con le sigarette, con la marijuana, ma poi col crack diventai uno schiavo di Satana e vagabondavo nelle strade di Recife, chiedevo soldi, lavoravo, ma lo stipendio non mi bastava per il vizio che mi dominava della droga. Ma la parola di Dio dice, nella parola di Dio dice che Dio ha scelto le cose disprezzate del mondo per svergognare i saggi. Alleluia. E il Signore ebbe misericordia di me, e io ebbi l'opportunità di andare in un centro di recupero, un centro evangelico, e il Signore trasformò la mia vita. E il Signore fece una grande opera straordinaria nella mia vita, e io fui trasformato, e io poi diventai un pescatore di anime. Io ho un amico, un fratello in Cristo, che guadagnai per Cristo. Alleluia. E lui oggi è diventato un responsabile di un centro di recupero evangelico, e lui prima era perso nelle droghe. Tutti noi sappiamo che solo Gesù Cristo può liberare, solo Gesù trasforma, solo Gesù guarisce, battezza e ha preparato un luogo per noi. Anche se in questa terra ci sono molte battaglie e difficoltà, perché non è facile essere credente. Essere un credente è rinunciare al mondo. Essere credenti vuol dire resistere nelle avversità di questa vita dando gloria a Dio e sapere che le nostre ricchezze non sono in questo mondo, le vere benedizioni sono nel regno dei cieli. E io mi rallegro nella presenza del Signore, e mi rallegro nel sapere che ci sono ancora dei missionari che servono il Signore. Oggi io mi trovo in spiaggia perché vendo dei cibi nelle spiagge. Sono un servo, sono qui a servire. Servo i clienti, ma soprattutto servo Gesù. Ringrazio per questa opportunità e ti dico
tu che ancora non hai ricevuto Cristo come Salvatore, ricevi Cristo mentre c'è tempo. Cerca il Signore mentre lo puoi trovare. Cerca il Signore, perché è scritto nella Bibbia: nulla è impossibile a Dio. Dio farà un miracolo nella tua vita. Dio ti benedica. C'è un altro fratello, ragazzi. Alleluia, pace del Signore. Dio ha trasformato la mia vita. Dio mi ha strappato dal mondo del vizio e mi ha portato nella sua luce per servire Lui. Io non valevo niente per gli occhi del mondo, ma per Dio io sono prezioso per il Signore. Siamo preziosi per il Signore. Oggi sto facendo la volontà del Signore, sono molto felice. Quando io vivevo nel mondo non ero felice. Io cercavo la felicità, ma non c'era. Ma adesso io sono felice, perché Dio nella mia vita. Dio nella mia vita. Il Dio della mia vita è il Dio che salverà il resto della mia famiglia, che ancora non conoscono il Signore. La maggior parte sono credenti. E Dio è meraviglioso. Fa grandi cose nella nostra vita. Fa cose meravigliose. Il Signore trasforma. Il Signore salva. Dio trasforma il nostro modo di parlare, di conversare. È vero? Dio trasforma gli esseri umani in un modo meraviglioso che solo chi lo sperimenta lo può capire. Noi che lo serviamo. Amen. Dio non vuole che seguiamo il mondo. Dio vuole che lavoriamo per Lui, per guadagnare le anime perdute nel mondo. Dio vuole che facciamo l'opera Sua. E quelli che lavorano per il Signore, per la gloria del Signore Gesù Cristo, saranno ricompensati. Noi non facciamo nulla in vano, ma ti voglio dire, il più grande tesoro che ho trovato è quando ho accettato, ho ricevuto Cristo nella mia vita. Ho ricevuto Cristo e il Signore ha messo un grande desiderio nel mio cuore, è andare a predicare il Vangelo e guadagnare le anime per la sua gloria. Dio non vuole che seguiamo il mondo, ma Dio vuole che serviamo Lui. È una grande gioia, mentre eravamo qui in spiaggia, Dio ci ha messo anche. Gloria a Dio, alleluia. È una grande gioia, fratelli. Amen. Che in ogni luogo dove andiamo troviamo dei fratelli, delle sorelle qui. Alleluia. Siamo a Recife mentre ci trovavamo qui in spiaggia, non per fare il bagno, ma per annunciare l'Evangelo. Alleluia. Alleluia, pace, pace del Signore. Il Signore ci ha dato la gioia di trovare questi fratelli che hanno testimoniato. Amen. Perché in ogni luogo Dio ha dei figli. Amen. Dei figli, dei servi che lo adorano in spirito e in verità. A Dio sia la gloria. Guardate qui, è un luogo bellissimo, è vero, però ci sono tante anime perdute che hanno bisogno della salvezza, hanno bisogno dell'amore di Cristo, di nascere di nuovo. Amen. E noi che siamo la Chiesa dobbiamo andare in ogni luogo a proclamare il regno di Dio, la salvezza e il glorioso nome di Cristo. Dio vi benedica, amen, nel nome di Gesù. Amen. Amen.